Visita a sorpresa dell'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, al presidio degli autotrasportatori ex Silva dinanzi alla portineria C. Una soluzione, dice, appare vicina. Mino Boracino lancia l'allarme. Il consigliere del presidente della regione è preoccupato per i fondi del Just Transition Fund destinati a Taranto. Ci sarebbe oltre mezzo miliardo di finanziamenti, privo di schede progettuali. I miticoltori tarantini pronti alle barricate contro il progetto di un parco eolico galleggiante offshore nel mar piccolo, culla della cozza, presidio Slow Food, dal comune un assordante silenzio. Mercoledì 7 febbraio, ben ritrovati e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale provinciale dedicato al territorio tarantino. In apertura torniamo a parlare delle vicende che riguardano l'ex Ilva. Nelle scorse ore c'è stata una visita a sorpresa dell'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, al presidio degli autotrasportatori ex Ilva dinanzi alla portineria C. La Morselli ha provato anche a rassicurare i lavoratori. Sentiamo, Leo Spalluto. Vicini ad una soluzione. La convinzione che Lucia Morselli, amministratore delegato di Acciaire d'Italia, ha manifestato agli autotrasportatori in presidio davanti alla portina di AC dello stabilimento siderurgico Tarantino. Una visita a sorpresa, un incontro in cui Morselli, parlando con i rappresentanti di AIGI e Casa Artigiani, ha ridimensionato il proprio ruolo nella vicenda ricordando di essere un'impiegata. Penso che sappiate, ha ribadito, che ci sono grandi partite che si stanno giocando a livello molto elevato, a livello di governo e di tutti gli altri soci, e penso che stiano arrivando a una soluzione. Siamo all'ultimo miglio di questo percorso complesso. Il lavoro che si sta facendo lo fanno a livello di grandi potenti. Noi ascoltiamo, diamo una mano, ma sono loro che devono decidere. Morselli ha rivendicato inoltre il proprio operato, teso a non spegnere l'Ilva di Taranto. Bisogna anche lasciare il tempo eh, prendere le, le decisioni, perché sennò se spingi la decisione è quella cattiva. Mm? Bisogna aspettare un attimo in modo tale che si maturi invece la decisione. Quello che io ho fatto è stato, con i mezzi che ho avuto, di tenerlo acceso. Ed è acceso, chiaramente non è. E' eh bene, ovviamente non è ma l'ho disperatamente voluto tenere acceso. Dura la reazione del segretario Filma CGL Taranto Brigati, non siamo tutti sulla stessa barca, rimarca espressione utilizzata, dice, da Morselli davanti alla Portineria Imprese, perché non siamo responsabili del disastro sociale, industriale ed ambientale che lei stessa ha determinato. La tensione resta alta, come la ricerca di un percorso risolutivo per il futuro dell'azienda. Un proficuo confronto tra alcune scuole del Tarantino e il ministro dell'istruzione Valditar nel corso di una manifestazione durante la quale il rappresentante del governo ha chiesto più collaborazione tra le istituzioni e le famiglie. Valentina Fanigliulo. È un invito al dialogo, all'importazione del futuro dei nostri figli. I nostri figli si rivolge con questi termini il ministro. Dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara ai dirigenti e genitori di alunni di alcuni istituti pugliesi, tra cui nel Tarantino l'Istituto comprensivo De Amicis di Grottaglie ed il Chiarelli di Martina Franca. L'intento è quello di una collaborazione sempre maggiore tra famiglie e istituzioni. È importante il dialogo, dice anche io, sono padre e so quanto sia fondamentale occuparsi di scelte giuste per il futuro dei nostri giovani. Il genitore non dovrebbe considerare il figlio come una controparte, ma dovrebbe considerare la scuola, il docente, il dirigente scolastico, come un punto di riferimento fondamentale da cui passa il futuro dei propri figli. Il ministro si mette dunque a disposizione per indicazioni e riflessioni, parla di orientamento, quale momento di scelte meditate. Credo, ha proseguito Valditara, che dobbiamo ragionare sul fatto che nelle nostre scuole, come nella nostra società, ci sia crisi di autorità. Dobbiamo ragionare nel ripristinare l'autorevolezza di chi lavora nella scuola, in particolare dei docenti e dei dirigenti scolastici e la mente va a quanto la cronaca ci ha raccontato negli ultimi giorni con un dirigente scolastico picchiato a Taranto e allora ci chiediamo quanto ancora prima degli alunni sono i genitori a non considerare la scuola e i docenti un punto di riferimento fondamentale da cui passa il futuro dei propri figli. È un vero e proprio SOS quello che lancia Mino Borracino, consigliere del presidente della Regione Puglia. Si dice preoccupato per i fondi destinati a Taranto, ci sarebbe oltre mezzo miliardo di finanziamenti ancora privo di schede progettuali. Faranto rischia di perdere 570 milioni del Just Transition Fund non ancora impegnati rispetto al totale di 820 milioni. E l'allarme lanciato da Cosimo Boraccino, consigliere del presidente della Regione Emiliano, che accusa la giunta Melucci di disattenzione verso la questione. L'argomento è stato approfondito nel corso di un incontro nella sede del Circolo PD di Talsano, alla presenza dell'ex assessore comunale Luana Riso e del segretario del Circolo Davide Albano. Su questo tema strategico parliamo di 820 milioni di euro. Comunale non sta dando la giusta attenzione, la cittadinanza non è informata. Ci sono quattro schede progettuali. Che sembra essere stati presentati alla Commissione europea. Vogliamo sapere qual è lo stato dell'arte di questi quattro progetti che però cubano soltanto 250 milioni di euro. Ce ne stanno altri 570 milioni che non sono stati impegnati, che possono essere impegnati anche da soggetti privati che possono presentare progetti sulla decarbonizzazione. C'è molto silenzio e noi su questo accendiamo un faro di grande attenzione. Taranto non può perdere questi finanziamenti importantissimi. Vogliamo capire chi sono gli stakeholder che nel frattempo vi hanno partecipato e soprattutto aprirlo il più possibile a quelli che sono gli interventi e le proposte che possono arrivare dal territorio. I miticoltori tarantini sono pronti alle barricate contro il progetto di un parco eolico galleggiante offshore nel Mar Piccolo, culla della Cozza Tarantina, presidio tra l'altro di Slow Food. Dal comune però ancora un assordante silenzio. E ci racconta tutto Gianmarco Sanzolino. Noi siamo fortemente preoccupati. E immaginate, eh, verrà deturpato un altro angolo di, di paradiso di Taranto. Il Mar Piccolo è uno scrigno di, di, di biodiversità. Un parco fotovoltaico galleggiante da 100 MW di potenza con annesso impianto di produzione di idrogeno verde da 25 dove nella culla della cozza tarantina, presidio Slow Food, il primo seno del Mar Piccolo. La notizia striscia in città da qualche giorno ma nessuna presentazione ufficiale alta altissima l'attenzione da parte dei mitilicoltori che annunciano già le barricate contro il progetto presentato da una società costituita appena un anno fa, la M Floating Mar Piccolo, con sede legale a Milano e rappresentata da una messagnese con un procuratore che arriva da Terlizzi. Se è vero che l'idrogeno verde potrebbe contribuire alla tanto agognata decarbonizzazione dell'acciaieria, quello che proprio non convince è l'ubicazione. Il tratto d'acqua interessato è compreso tra le idrovore e la foce del fiume Galeso. Ci sono tante aree industriali da rigenerare, da, che possono utilizzare per questo Uh, progetto. Il progetto, che prevede anche un impianto di acquacoltura e strutture relative al turismo sostenibile, è stato presentato al Ministero dell'Ambiente. A inizio gennaio la società ha presentato istanze per ottenere il provvedimento unico in materia ambientale. Di più, il progetto sarebbe stato anche discusso in due incontri con l'amministrazione comunale, che però da noi contattata non conferma né smentisce. Vogliamo sapere il pensiero dell'amministrazione. Lì ci lavorano. Centinaio di famiglie. Condivide invece la preoccupazione dei mitilicoltori il consigliere regionale della Puglia domani, Antonio Scalera, che dice: Il Mar Piccolo non si tocca, i tarantini hanno già pagato troppo su questo fronte. Scalera ha chiesto di discutere la questione in quarta e quinta commissione con l'assessore all'ambiente, il sindaco di Taranto e le organizzazioni sindacali di categoria. Si ritorna a parlare dei falsi diplomi per operatori sociosanitari perché il business gestito da due manduriani e una brindisina sarebbe arrivato anche a Teramo in Abruzzo e l'inchiesta dunque si allarga. Marzia Baldari. È arrivato sino a Teramo in Abruzzo il business dei falsi diplomi di operatori sociosanitari gestito da due manduriani, una brindisina per cui i tre imputati Cosimo Di Giacomo, 54 anni di Manduria, Fabio Di Maggio, 32 anni, anche lui manduriano ma residente a Lecce, la coniuge brindisina 36enne Elsa Occhi Lupo, domiciliata a Roma, sono già stati processati e condannati lo scorso gennaio dal tribunale di Lecce a un anno di carcere a testa. Per questo filo abruzzese però nove sarebbero state le persone truffate, quasi tutti provenienti dalle province nel periodo tra il 2015 il 2018, secondo la denuncia delle presunte vittime abruzzesi, gli organizzatori pugliesi dei corsi avrebbero permesso il rilascio di un regolare attestato di OS, scoperto essere poi carta straccia, costata però 2.800 euro con corso annesso. Tutto ora dovrà ripartire da Lecce con un nuovo GIP perché il procedimento è stato invalidato per difetto di competenza territoriale. I fatti denunciati sarebbero stati commessi in Abruzzo e nella sede principale in Salento. Dunque i presunti truffati abruzzesi, oltre al disagio della distanza, dovranno sperare in un processo spaziale. Print prima che il reato si prescriva. Quella che sentite è la voce di Anna Gennari, responsabile delle pubbliche relazioni, eventi e comunicazioni della cantina produttori di Manduria, che a Sanremo, nella serata di gala a Villanobel, è stata testimone dell'allarme bomba che ha fatto discutere in questi giorni tutta Italia. Lei di Manduria, nella prestigiosissima serata con circa 300 ospiti, quasi tutti i cantanti della 74esima edizione di Sanremo, era nelle vesti di ambasciatrice del Primitivo e si è ritrovata in un incubo, almeno per qualche istante. panico, le forze dell'ordine, tanto spavento ma nessuna bomba, solo uno scherzo telefonico, che ha però interrotto la festa con i VIP, racconta al telefono la donna che è stata intervistata anche da un cronista pochissimi minuti dopo l'accaduto insomma, una serata senz'altro indimenticabile per la manduriana che è riuscita fortunatamente anche a scattarsi dei selfie con gli artisti sanremesi. E intanto il primitivo di Manduria resta ancora a Sanremo nella location, oltre il festival nello spazio dedicato alla regione Puglia accompagnando ancora per i prossimi giorni pranzi e cene dei talentosi Serresi. Cambiamo argomento. Alla luce di quanto deciso dall'ultima sentenza della Corte di giustizia tributaria relativamente al valore di eh, mercato di un terreno ricadente nei comparti C a Grottaglie, la situazione resta delicata e forse diventa ancora più confusa. I consiglieri di opposizione a Grottaglie chiedono un consiglio comunale moto, monotematico. Sentiamo. Un consiglio comunale monotematico per esaminare le richieste dei proprietari dei terreni ricadenti nei compartici agrotaglie, evitare una illegittima discriminazione con una situazione tributaria macchia di leopardo dovuta all'applicazione delle diverse sentenze e l'opposizione compatta che ne chiede la convocazione alla luce di quanto emerso dall'ultima pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria. Il susseguirsi di pronuncia e singoli ricorsi rischierebbe così di generare un'illegittima discriminazione. Una vera e propria emergenza sociale eh, a causa appunto eh, di questa IMU onerosa eh, che viene eh, pagata in riferimento a questi terreni che di fatto al momento non sono edificabili. Anche per via eh, della difformità eh, delle varie sentenze eh, che sono state emesse in questi anni. Si è venuta a creare anche una vera e propria discriminazione perché, comunque, i proprietari dei comparti C si ritrovano, molti di loro, a pagare IMU differenti per terreni dello stesso identico valore. I consiglieri di opposizione chiedono una soluzione anche dal punto di vista urbanistico perché, a loro dire, la variante al PRG contenente i criteri per la perimetrazione dei sottocomparti delle zone C lascia l'onere della pianificazione ai privati che non hanno nella legittimità la competenza per farlo, con la conseguenza di creare approssimazione nella pianificazione, lasciando di fatto immutata l'impasse urbanistica concludono. È scontro totale sulla paventata chiusura del centro antiviolenza a Brindisi le opposizioni attaccano il vice sindaco Giano per un bacio provocatorio mandato ai manifestanti la replica di Fratelli d'Italia hanno interrotto la conferenza stampa in perfetto stile da squadrismo rosso un Sanremo senza Albano Carrisi è davvero possibile? lo abbiamo chiesto ai concittadini del maestro di Cellino San Marco che per ora preferisce non affrontare l'argomento di Sanremo dice Albano non voglio parlare con nessuno Commercianti sul piede di guerra, Brindisi per il cantiere mai terminato della pista ciclabile di Viale Aldomoro, pronta una class action per chiedere i danni al comune. Tornati in diretta, l'edizione del nostro TG dedicata al territorio di Brindisi e provincia è scontro totale tra maggioranza e opposizione sulla paventata chiusura del centro antiviolenza di Brindisi. Dopo le tensioni che si sono registrate ieri a Palazzo di Città nel corso e dopo una manifestazione organizzata dalla CGL, questa mattina le stesse tensioni sono trasferite eh, nella commissione comunale per i servizi sociali. Ci racconta tutto Davide Cucinelli. No, no, no. con la sospensione e poi il rinvio della commissione servizi sociali convocata dal comune di Brinisi sul tema dei tagli al centro antiviolenza, un momento di tensione che viene dopo quello avvenuto nelle scorse ore al termine della manifestazione da parte del sindacato CGL insieme ai lavoratori che aveva fatto irruzione all'interno della sala giunta nel momento della conferenza stampa indetta dall'amministrazione comunale un momento di tensione in particolare con il vice sindaco Massimiliano Oggiano, protagonista anche all'interno della Commissione di un forte scontro con le opposizioni. Tra i temi toccati anche la Commissione sui servizi sociali, un tema sempre particolarmente delicato e di forte scontro politico. A margine però del dibattito resta il problema del centro antiviolenza di Brindisi e della necessità di mantenere un supporto al servizio che, come specificato in apertura dall'assessore Arramo Pisanelli, non è stato mai interrotto, che è comunque al centro di un'opera che nelle prossime ore potrebbe trovare entro la fine del mese alla stabilizzazione dei lavoratori e del servizio. La cronaca adesso, la Procura di Brennis ha chiuso le indagini preliminari che hanno portato all'arresto, tra gli altri, del sindaco di Erchie eh, nelle scorse settimane. Nell'elenco degli indagati compare anche il nome del direttore artistico di una nota, Kermes. Sentiamo Gianmarco di Napoli. Compare anche il nome del barese Leonardo Palmisano, sociologo, scrittore e direttore artistico del Festival Letterario su Ambiente Legalità, Legalitria Summer, tra gli indagati nell'inchiesta che ha portato all'arresto, tra gli altri, del sindaco di Erchie Pasquale Nicoli e dell'assessore Vito Bernardi. Palmisano è tra gli otto indagati che hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato dalla procura di Brindisi. Tra i nuovi episodi contestati, quello riguardante l'assessore... Pamela Melechie e Palmisano, quest'ultimo nelle vesti di legale rappresentante della cooperativa Radici Future. I due avrebbero costretto la dirigente Cosima Campana a consentire a Radici Future e alla libreria Kublai di ottenere un tornaconto con l'acquisto dei libri editi dalla casa editrice di Radici Future. Attorno alla stessa cooperativa ruota l'altra ipotesi di concussione, contestata ancora all'assessora Melechi e al sindaco Nicolì, accusati di aver minacciato anche di demanzionamento il segretario comunale Maria Chiara San Francesco per farle affidare a Radici Future la gestione della biblioteca comunale. L'inchiesta ora è chiusa e dopo le dimissioni presentate nell'ordine da Bernardi, Nicolì e dalla Melechi, per i primi due partiranno dalle difese le richieste di revoca. Degli arresti domiciliari. Poi tutti gli indagati avranno la facoltà di farsi interrogare dalla Procura prima delle eventuali richieste di rinvio a giudizio. È stato ritrovato questa mattina all'alba sulla costa nord di Savelletri il corpo senza vita di Carlo Formigoni, regista novantenne, del quale si erano perse. Le tracce nella giornata di eh, martedì. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni a individuare il cadavere. L'anziano regista originario di Mantova, e che da oltre vent'anni aveva scelto di vivere in una casa in campagna tra Ostuni e Cisternino, ieri aveva chiamato un taxi e si era fatto condurre a Savelletri. Aveva con sé una piccola sedia da mare. Sulla spiaggia, dopo la scomparsa, erano stati trovati alcuni effetti personali e la stessa sdraio. Qualcuno l'avrebbe visto entrare in acqua e per questo pare probabile che si sia trattato di un gesto volontario. Uh, Formigone aveva dedicato gran parte della sua vita alla valorizzazione di giovani attori. Tre persone sono state arrestate dalla polizia di Mesagna e rinchiuse in carcere con l'accusa di tentata estorsione ad un imprenditore edile volevano obbligare un imprenditore edile mesagnese a effettuare gratuitamente lavori edilizi per un valore complessivo di 30.000 euro, arrivando a minacciarlo con le armi. Tre uomini sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato di Mesagne in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del tribunale di Brindisi su richiesta della procura. Sono accusati di tentata estorsione aggravata dall'uso delle armi. I tre, un 37enne nato a Manduria e residente a Villa Castelli, un 36enne di Francavilla Fontana e un ventenne di San Marsano di San Giuseppe, volevano obbligare la vittima, titolare di una avviata impresa edile a Mesagne, a effettuare il rifacimento del piazzale esterno di una villetta, in contrada San Barbato a Villa Castelli, di proprietà di uno dei tre. Per rendere ancora più efficaci le minacce, avrebbero attirato con una scusa l'imprenditore in una strada di campagna di Villa Castelli e qui si sarebbe Fatti trovare in cinque tra cui gli arrestati per rinnovare la richiesta estorsiva, questa volta mostrando alcune armi. Dopo questo episodio, nel dicembre scorso, la vittima si è presentata negli uffici del commissariato di Mesagne e ha sporto denuncia. Gli investigatori, coordinati dal vicequestore Giuseppe Massaro, hanno avviato le indagini con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, riscontrando la veridicità del racconto della presunta vittima. A quel punto, la procura ha sul Gip, l'emissione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. L'inchiesta non è conclusa, si sta valutando la posizione di una quarta persona. Resta delicata la situazione relativa alla pista ciclabile di Brindisi. Ieri lo scontro si è alimentato ulteriormente, i commercianti adesso minacciano una class action contro il comune. Se non vengono accontentati, si sono già hanno già chiesto che Confesercenti possa incaricare in, in i propri legali di fiducia per un'eventuale azione risarcitoria collettiva. Nei confronti del comune? Nei confronti del comune. Una class action contro il comune per chiedere i danni derivanti dal cantiere, ormai abbandonato da tempo, della pista ciclabile. I commercianti di Viale Aldomoro a Brindisi sono sul piede di guerra e minacciano azioni legali. Attraverso Confesercenti hanno portato all'attenzione della commissione ambiente il loro grido d'allarme. Ho avuto disagi per quanto riguarda i parcheggi perché la gente che è intera non riesce a parcheggiare e va via. Perché non si può neanche parcheggiare, a noi ci ha distrutti proprio, eh? non si può lavorare più, non possono parcheggiare. Guarda. Il dibattito dunque resta aperto, il fronte di chi vorrebbe la rimozione totale della pista cresce, ma dal comune ribadiscono ancora una volta che si profilerebbe il danno erariale. E allora non resta che completare l'opera. In commissione anche l'ex sindaco Riccardo Rossi, a capo dell'amministrazione che realizzò il progetto. Attualmente è un cantiere indecoroso per tutti i motivi che si sono verificati, che hanno portato addirittura anche alla rescissione del contratto con l'azienda che aveva vinto. Ma attualmente anche, almeno io quando ci passo, vedo le macchine parcheggiate e quindi non mi risulta una perdita di parcheggi. Noi siamo eh, da mesi che denunciamo che praticamente la realizzazione di questa pista ciclabile non porterà benefici come il Ministero ci chiedeva, ma altre complicazioni sia per quanto riguarda il traffico sia per quanto riguarda l'inquinamento. Nulla di fatto dunque, il cantiere resta aperto e cresce la rabbia. Sono i giorni di Sanremo, ma è davvero possibile un Sanremo senza Albano? Lo abbiamo chiesto ai concittadini del maestro di Cellino San Marco che per ora preferisce non parlare del festival Michele Iurlaro. Ah, Un'intervista me la faresti sulla prima serata del festival, un giudizio, sulle canzoni, sulla musica. No, 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 guarda, quest'anno io non parlo di Sanremo con nessuno quest'anno di festival non ne vuole parlare evidentemente è arrabbiato per il trattamento ricevuto per quell'esclusione che no, proprio non scende giù Albano Carrisi al telefono si scusa ma non ho niente intervista non oggi, non questa settimana, non su Sanremo non è cattiveria, non è eh, essere scolbutico è semplicemente una mia scelta di vita e però qualche sassolino dalla scarpa Albano vuole toglierselo il trattamento che mi hanno fatto a Sanremo lo farò anch'io e allora è davvero possibile un Sanremo senza il maestro Albano Carrisi? Lo abbiamo chiesto direttamente agli abitanti di Cellino San Marco. No, dico, il Serale lo fa? Nemmeno. E allora hanno bidonato. Non è più un Sanremo che può andare. Ho sentito pure che, andrà, che deve andare pure con i trattori, forse non lo so, ieri ho sentito la televisione. Non c'è Albano, eh, eh, andiamo avanti ugualmente, no? È un'ingiustizia. Ebbene, eh che cosa dobbiamo fare? È l'Italia, no? Chi comanda fa legge. <ride> Un Sanremo senza Albano, che Sanremo? Un Sanremo di niente, già ci sono troppi pagliacci. Adesso è contento lo stesso pure che non c'era al Sanremo, perché adesso gli è nato un altro nipote. E allora il dibattito, come sentite, è ancora aperto. Adesso ci spostiamo a Francavilla Fontana, sono partiti i lavori programmati dall'amministrazione comunale per il recupero del palazzo del, eh, di piazza Dante, l'ex biblioteca, nel cuore del centro storico. I primi anziani si fermano ad osservare i lavori appena iniziati e il segno più tangibile di come il cantiere di Palazzo del Sedile nel cuore del centro storico di Francavilla Fontana sia colmo di aspettative sul futuro di un edificio storico già tribunale carcere ma soprattutto biblioteca comunale. Grazie al progetto voluto dall'amministrazione, Palazzo Sedile, dal cui terrazzo si ammira una splendida vista, sarà restituito in un anno e poco più alla cittadinanza diventando un polo culturale e sociale in grado di ospitare mostre, incontri, laboratori e attività per bambini. Diventerà sicuramente un centro, un centro culturale, visto che comunque è all'interno di una zona storica e sarà al servizio dei cittadini e soprattutto dei più giovani. È un'operazione culturale con un, con un respiro più ampio e stiamo proseguendo in quella opera che è passata attraverso il restauro di Porta Portacarmia e il restauro di della torre dell'orologio che abbiamo qui accanto del basolato di via Roma. Insomma è un intervento di rigenerazione urbana e anche sociale complessivo. La gente si chiede, la gente vuole sapere che fine abbia fatto l'effigie della Madonna della Croce, se poi possiamo andarla a vedere. Magari. L'effigie è custodita in attesa del restauro, e anche quella è un'operazione culturale importante, tanto è vero che l'abbiamo prevista all'interno di Castello Imperiali. Tutto vero, abbiamo trovato l'icona della Madonna di Porta Croce recentemente restaurata, custodita con cura all'interno di Castello Imperiali. Servirà anche il suo aiuto per trasformare i tanti cantieri aperti in città, in opere d'arte e bellezza di quella utilità sociale inseguita dall'amministrazione. Un noto imprenditore di Taurisano indagato con l'accusa di aver prodotto e messo in commercio alimenti considerati pericolosi per la salute pubblica. L'azienda si difende. Accuse false, possiamo dimostrarlo. Svolta nelle indagini della studentessa morta in Erasmus: non ci fu né violenza né istigazione al suicidio. Paura al vito fazzi di Lecce: un uomo aggredisce un infermiere e rompe un vetro con un pugno. Aperta un'indagine. Nuovamente insieme, un telegiornale dedicato al territorio salentino, iniziamo dall'indagine che ha coinvolto un noto imprenditore di Taurisano attualmente indagato con l'accusa di aver prodotto e messo in commercio alimenti considerati pericolosi per la salute pubblica. Sentiamo i dettagli nel servizio di Francesco Schiavano. La procura di Lecce ha concluso le indagini preliminari riguardo la vicenda avvenuta nel Casertano, dove in alcune confezioni di Viustel di pollo e tacchino prodotte dal salumificio Scarlino di Taurisano è stata riscontrata una carica microbiotica eccessiva, in particolare la presenza del batterio della salmonella. Nell'inchiesta affidata al sostituto procuratore Francesca Miglietta, l'amministratore delegato Attilio Scarlino risulta indagato con l'accusa di aver prodotto e messo in commercio alimenti considerati pericolosi per la salute. Pubblica le indagini hanno preso il via nel novembre del 2022 quando il dipartimento di prevenzione dell'asl campana ordinò il ritiro dal mercato di confezioni di viustelle coc prodotte dal salumificio scarlino in seguito alle analisi condotte dall'istituto zooprofilattico del mezzogiorno su un campione del prodotto che confermarono la presenza di salmonella di tipo b. Il batterio fu riscontrato in quei giorni in un bambino di 10 anni che aveva consumato un panino in un punto di ristoro dello zoo di Napoli e che manifestava diverse. Sintomi, febbre, dissenteria e dolori addominali. In questa vicenda l'imprenditore è difeso dall'avvocato Salvatore De Paola, che nell'udienza preliminare cercherà di chiarire la posizione dell'azienda amministrata dal suo assistito. ha voluto chiarire la sua posizione e quella dello storico salumificio che nel territorio salentino si onora di portare avanti da generazioni. Attilio Scarlino, l'amministratore delegato di Taurisano, nei confronti del quale nei giorni scorsi è stato recapitato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nelle quali risponde del reato di aver prodotto e messo in commercio alimenti considerati pericolosi per la salute pubblica, è lui stesso a raccontare l'episodio dal quale sono scaturite le indagini, specificando come, secondo quanto si si apprende dagli atti dell'ospedale, il bambino che ha contratto la salmonella avrebbe mangiato un hamburger e non un stel prodotto dal suo salumificio. È successo a ottobre del 2022 su un chiosco eh, che poi è stato tra l'altro anche chiuso. Questo chiosco per cattiva igiene. Il bambino ha mangiato un hamburger. E i genitori ovviamente hanno, non hanno fatto altro che incolpare diciamo, una confezione di viusell che non sappiamo nemmeno come è stata prelevata, e di conseguenza noi non sappiamo assolutamente. Come è stato analizzato il prodotto? Sta di fatto che le nostre controanalisi non dicono affatto di aver rintracciato su quel prodotto la salmonella. Scarlino è certo dell'affidabilità dei prodotti che mette sul mercato e che dimostrerà nel corso del giudizio, affiancato dal suo avvocato Salvatore De Paola. Il nostro processo produttivo oggi è all'avanguardia. Non solo noi garantiamo la sicurezza alimentare, ma il prodotto viene anche pastorizzato, quindi non c'è assolutamente nessun problema per il consumatore. Nelle ultime battute Attilio Scarlino non ha nascosto la sua amarezza su quanto accaduto, dichiarandosi vittima di un accanimento mediatico. Nei suoi confronti, nonostante quello che la Scarlino oggi sta facendo, impiegando circa 100 persone, portando il proprio prodotto in tutta Europa, veniamo io in particolare ancora attaccati. Ancora cronaca svolta nelle indagini della studentessa trovata morta dopo un'esperienza in Erasmus, non ci fu né violenza né istigazione al suicidio. Maria Teresa Carrozzo. Era il 24 ottobre quando a Lecce una ragazza di soli 21 anni fu trovata senza vita nella camera dell'appartamento che condivideva con altri studenti. Per dare una risposta alla morte della studentessa universitaria francese che si sarebbe tolta la vita perché profondamente scossa da una presunta violenza sessuale, la procura di Lecce aveva aperto un fascicolo per indagare sull'ipotesi del reato di istigazione al suicidio. Disposta l'autopsia sul corpo della ragazza, l'esame medico legale sarebbe stato considerato consegnato in queste ore e sarebbe emerso che la giovane non avrebbe subito alcuna violenza. La ragazza però, secondo quanto riportato nella relazione dell'ispezione autoptica, non sarebbe stata in grado di intendere e volere la sera del tragico evento, poiché aveva ingerito importanti quantità di alcol. Secondo quanto emerso, il caso potrebbe andare verso l'archiviazione. La studentessa, originaria del nord della Francia, era arrivata a Lecce nel mese di marzo per un progetto Erasmus dell'Università del Salento. Viveva in un appartamento in Via Pappagoda. La ragazza aveva lasciato un foglio scritto a mano con un addio ai genitori. Le parole facevano riferimento ad un momento difficile che non riusciva a superare e sarebbero indicative di una profonda ferita interiore. Il corpo della ragazza fu trovato dopo le segnalazioni degli amici che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Torna la paura per il personale sanitario e parasanitario del pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Un uomo pare si sia scagliato con forza contro un'infermiera e ha spaccato un vetro con un pugno. Sentiamo. Attimi di paura nella serata di martedì presso il DEA dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è avvenuto l'ennesimo episodio di violenza da parte di un paziente nei confronti del personale di pronto soccorso. L'uomo secondo quanto riferito dai presenti alle forze dell'ordine sembrerebbe essersi spazientito a causa dell'attesa del turno per ricevere assistenza medica secondo lui considerata eccessiva, avrebbe quindi inizialmente inveito contro il personale infermieristico e poi avrebbe sferrato un pugno contro un vetro lì vicino mandandolo in frantumi era di turno terrorizzata avrebbe abbandonato la postazione del triage e chiesto aiuto al vigilantes mentre l'uomo dopo l'episodio violento avrebbe abbandonato il pronto soccorso la zona è stata raggiunta dagli agenti della polizia di stato che hanno raccolto la testimonianza della donna e avviato le indagini per risalire all'autore del gesto violento con l'ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona dell'episodio è stata informata inoltre la direzione sanitaria del nosocomio leccese anche a Lecce Avvocati in Sciopero. Sentiamo. Anche gli avvocati penalisti della provincia di Lecce hanno deciso di astenersi dalle udienze fino al prossimo 9 febbraio. Si tratta di una protesta e di un momento di riflessione su una serie di problemi che incidono sul corretto funzionamento della giustizia e sull'andamento dei processi. Tutte le udienze previste per il 7, 8 e 9 febbraio saranno slittate ad altre date, mentre verranno celebrati solo i processi con i detenuti. Il presidente della Camera Penale di Lecce, Giancarlo De Lazzaretti, ha dichiarato. Che le ragioni di questa protesta sono legate al sovraffollamento carcerario, al diritto di difesa compresso nel processo penale e alle politiche securitarie che si vogliono attuare. La protesta culminerà con l'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani che si terrà al Teatro Liceo a Roma nei prossimi giorni. Il titolo dell'evento, Il processo come ostacolo, il carcere come destino, riflette la reale preoccupazione dei penalisti di fronte alla situazione attuale. Il comune di Castrignano del Capo ha intenzione di acquisire le quote del socio di maggioranza dell'ente porto turistico dichiarato fallito nei mesi scorsi. In seguito al fallimento della società in possesso della maggior parte delle azioni dell'ente che gestisce il servizio presso il porto turistico di Leuca, il comune di Castrignano del Capo ha dato mandato ad un legale per vagliare tutte le piste possibili di comune accordo con i curatori fallimentari e permettere all'amministrazione comunale di entrare in possesso delle quote del socio privato. Nel rispetto delle norme vigenti, l'operazione deliberata dalla giunta presieduta dal sindaco Francesco Petracca è finalizzata anche al completamento dei lavori presso l'area portuale che prevedono anche opere accessorie e viabilità di raccordo. Abbiamo appreso che eh, la Corte d'Appello ha ribadito eh, il fallimento da parte del socio privato e questo ci impone eh, maggiormente a dare un nuovo asset societario alla, alla nostra comunità. Asset societario che ha l'obiettivo di rilanciare il territorio, di rilanciare l'economia. Eh, ma eh, soprattutto di completare il porto. Con questa decisione, l'amministrazione comunale punta ad iniziare quindi gli interventi che prevedono la realizzazione di locali commerciali e servizi, con un ampio porticato sul lato fronte mare, la sistemazione dell'aria antistante, la secca tramite una serie di percorsi pedonali e l'ampliamento della zona destinata ai parcheggi. Il porto per noi rappresenta un motivo d'orgoglio in quanto ha una posizione strategica eh, e quindi è un vanto per l'intero territorio. Però il completamento e quello che ne deriva eh, dall'economia eh, del porto turistico ben funzionante non potrà far altro che migliorare l'economia di tutta eh, la comunità, ma eh, anche del Capo di Leoca. È tutto per quanto riguarda queste edizioni provinciali dei nostri telegiornali, parte tecnica curata da Sebastiano Bufalo e Michele Marchitelli, in regia. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Antenna Sud. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR Code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.